festa grande in questi giorni presso le Ancelle della Carità. Il motivo lo sappiamo, 150 anni fa, esattamente il 18 maggio 1840, la casa religiosa di Via Moretto celebrava la sua nascita. Fu così che 32 persone, unite a una ragazza, signorina dell'aristocrazia bresciana, entrarono nei primi ospedali civili qui a Brescia. Scopo? Consacrarsi agli ultimi, in modo particolare in quel periodo c'era e infuriava il colera, consacrarsi al Signore. Nacquero così semplicemente le Ancelle della Carità. 150 anni, sono tanti, motivo di spunto, di interesse, di riflessione e di preghiera. In quest'anno abbiamo avuto già modo di parlarvene, ma questa congregazione ha riflettuto molto in quest'anno su ciò che è passato e che cosa significano per lei tutti questi lustri tanti di vita. Al culmine quindi, esattamente il giorno della fondazione, 18 maggio, come scrive il Fossati, hanno celebrato solennemente ed è giusto, direi doveroso, celebrare con solennità non tanto per guardare il passato quanto per verificare il presente e guardare il futuro. Molti gli avvenimenti li faremo passare un po' alla volta, ma tanto per cominciare sentiamo, come ci pare giusto, la Madre Generale Eugenia Menni. Poi sentiremo il Cardinale Casaroli e anche qualche voce eco del convegno che ieri sabato si è tenuto presso Via Moretto circa l'assistenza religiosa, l'assistenza civile e soprattutto la presenza del mondo religioso nelle strutture pubbliche e private. Alla Madre Generale Eugenia Menni, che certamente è l'elemento più rappresentativo di questa istituzione, chiediamo se ci può narrare con molta semplicità come è nata questa casa, questa famiglia. Le Ancelle le conoscono tutti a Brescia, ma com'è che siete nate? Siamo nate dietro l'ispirazione che lo Spirito ha messo nel cuore di Santa Maria Crocifissa di Rosa, aiutata e direi proprio spronata dall'allora arciprete della cattedrale Monsignor Faustino Pinzoni, il quale aveva da tanto tempo custodito nel suo cuore il desiderio di fondare un'opera, una famiglia anche religiosa che si dedicasse all'assistenza degli infermi, e forse non sembrava neanche una cosa quasi possibile quello di aver incontrato in Paolina di Rosa l'anima che potesse dare a lui una mano, sia perché aveva questa inclinazione di assistere i fratelli ammalati, come anche aveva la possibilità materiale di poter istituire un'associazione, allora la chiamavano la Pia Unione, che si desse proprio come carisma l'assistenza di questi fratelli che allora erano degenti nell'ospedale. In quante erano all'inizio questa Pia Unione? Quante persone erano? Quando hanno cominciato così? È incominciato con quando la Santa Madre Fondatrice, assieme ad Echenos Bornati, che poi noi la chiamiamo la Confondatrice, avendo avuto il beneplacito dello stesso arciprete Monsignor Pinzoni e anche del padre della santa, sono entrate nel lazaretto. Lì hanno potuto maturare proprio questa loro inclinazione e dire a loro stesse che davvero erano chiamate per questa missione. E siamo nel 1836. Quando è cessato il colera, non hanno smesso di offrire questa loro assistenza e sono entrate nell'ospedale civile di Brescia, che allora era qui in via Moretto, vicino alla chiesa di San Lorenzo. Ecco. Dove c'è la SIP, tanto per capirci. In quel territorio. E si sono unite alle nostre, a queste già due anime animate da questo desiderio di apostolato, altre cinque signore della città, ed erano signore che conoscevano bene la santa, fra le quali c'era anche la cognata della santa, perché il fratello Filippo, marito quindi della contessa, questa contessa che apparteneva alla stessa famiglia, si era dedicata anche lei a quest'opera, per cui in sette entravano, dopo aver ottenuto il permesso dall'amministrazione, entravano come volontarie. Quando hanno capito che potevano davvero estendere questa loro opera, hanno chiesto di poter entrare proprio ufficialmente ad assistere gli ammalati. E allora
hanno chiesto tutta l'autorizzazione sia all'amministrazione sia al governatore di allora, sempre con l'aiuto di Monsignor Pinzoni e di Clemente di Rosa, papà della Santa, e proprio il 18 maggio del 1840 sono entrate in 32. E proprio il biografo della Santa, Monsignor Fossati, dice il 18 maggio nell'ospedale 1840, nell'ospedale civile di Brescia, nasce l'Istituto delle Ancelle della Carità, che fino a quel momento si era chiamata la Pia Unione. Come potete vedere, non è che sia un raggio dal cielo, ma più che altro un carisma che ha trascinato persone. Da qui poi sono diventate le Ancelle della Carità. Ci può dire un attimo il passaggio, ossia dall'ospedale, queste persone che si sono date, hanno seguito un carisma, diciamo, il fascino anche di una persona che ci credeva. Come avete fatto a diventare ancelle? Rimanendo nel settore dell'assistenza o della sanità, noi possiamo dire che sono state subito riconosciute proprio persone adatte a questa opera, per cui la loro fama è passata nelle città vicine, e nel 1841 vengono chieste anche all'ospedale di Cremona, nel 43 vengono richieste all'ospedale di Mantova, e così man mano andranno. Sì, ma erano anche cresciute di numero a questo punto? Sì, sono cresciute anche proprio, diciamo, in quantità abbastanza rapidamente, ecco, sì. Proprio basta pensare che Conte Passi, il reverendo padre Marco Passi, era andato a predicare nel Tirolo e là aveva parlato così bene di queste opere assistenziali che in uno stesso giorno dal Tirolo sono scese in 15, e ci sarà... Altri tempi, madre! Non per dire un caso, ecco, un caso, e si dice proprio che in una di queste è ricordata come un'anima eroica, perché si è offerta mentre una demente, una malata psichiatrica, stava lanciandosi dalla finestra. Lei, per attutirle il colpo, si è messa sotto, e quando è stato chiesto: ma non hai pensato che potevi davvero avere delle tristi conseguenze? Dice: no, in quel momento ho pensato solo che dovevo aiutare questa mia malata. Ma in 150 anni il vostro carisma, se potremmo dire, ampliato a tutti gli aspetti della carità, perché mi risulta che le ancelle non sono solo negli ospedali, sono anche nella scuola, nell'assistenza, in tutti quei posti, anche nella missione, in tutti quei posti dove in sostanza c'è bisogno di un aiuto. Com'è che avete maturato tutto questo, ampliato, diciamo, l'orizzonte? Già la Santa aveva, diciamo, un animo universale. Aveva cominciato ad aiutare le contadine di Capriano, poi si era data alle operaie di Acqua Fredda, poi aveva capito che c'era, anche provocata qualche volta, non solo dalle circostanze ma anche da persone che forse trovavano in lei un'anima molto propositiva, aveva cominciato a pensare alle sordomute. È una storia bellissima quella delle sordomute, perché davvero è un'anima del Concilio. Dunque, lei sempre aiutata dal padre e sostenuta sempre, illuminata sempre da Monsignor Pinzoni, aveva già ideato la scuola, la scuola sia maschile che femminile, di questi bimbi che avevano bisogno proprio di un aiuto particolare. Aveva mandato delle insegnanti perché potessero apprendere il modo dell'insegnamento. Quando poi ha capito, erano venute le canossiane, ha capito che poteva essere un doppione questa scuola, volentieri hanno ceduto alle canossiane le scuole che avevano iniziato per poter dare questo aiuto a Mantova, tanto per dire un caso. Ma su questo filone ha passato proprio un po' tutta la sua vita. La scuola? E poi lei ha sempre avuto in animo il desiderio dell'evangelizzazione, quindi comincia negli oratori, l'assistenza agli oratori. Difatti l'oratorio di Casa Madre è stato proprio istituito da lei, l'oratorio di Capriano già all'inizio, ecco, faceva tutto questo apostolato. Poi ha lasciato a noi dei documenti bellissimi per la catechesi, dove davvero dà delle idee proprio oggi, diciamo, moderne, quelle che vengono usate ancora anche oggi. Poi ha cominciato anche a pensare ai bambini e alle bambine in difficoltà, specialmente alle orfane. Ha avuto un'attenzione particolarissima per, le chiamava le pericolanti, erano quelle ragazze che avevano bisogno di tanto aiuto, di tanta assistenza.
E qui anche qui c'è una storia, prima le accoglie nella casa di industria dove c'erano queste persone anziane con bisogno di tanto aiuto, ma poi avendo visto che quello non era un posto adatto, e anche qui c'è tutta la trafila di permessi che deve chiedere all'imperatore del tempo, però riesce a acquistare una casa che oggi potrebbe essere identificata dove c'è la casa di industria per le cosiddette ragazze pericolanti. E dopo da lì ha cominciato anche a istituire delle scuole, allora la società di allora esigeva anche questo, distinte per ragazze povere e per ragazze ricche, anche se diceva alle sue suore di avere una particolare attenzione per chi avesse più bisogno, sia per mancanza di mezzi materiali come anche per altri motivi a carattere morale, spirituale, e abbiamo dei fatti bellissimi. Dove non poteva arrivare lei, mandava particolarmente durante quel periodo proprio ancora della sua vita una certa Mariannina, che era la cosiddetta mandataria, e quella arrivava ad entrare là dove la sua presenza o la presenza di altre ancelle non poteva arrivare. E abbiamo difatti già delle scuole, per esempio a Cremona, a Lonato, cioè sono ancora scuole che lei ha veramente istituito, sì. Si potrebbe dire che nonostante i 150 anni quelle idee sono ancora, direi, estremamente attuali. Come sempre i santi cercano di vedere i segni dei tempi per tempo. Sono passati 150 anni e molta acqua è passata anche sotto il ponte. È cambiata la società, sono cambiati i gusti. È cambiato anche il modo di vivere e praticare la fede. Cosa direbbe lei a una ragazza di oggi, dopo 150 anni di un istituto e dopo la sua esperienza religiosa? Direi di aver più fiducia nella vita, di essere contente di vivere, specialmente di vivere la giovinezza, perché si trascorre una volta sola. E poi di proprio osservare bene quali sono i principi di fondo, perché sono quelli che danno molta tranquillità. Quindi quella fede che tante volte decantiamo è quella che ci dà la libertà della mente, la libertà del cuore. E credere anche alla vita, per i tanti doni che la vita può offrire. Proprio poco tempo fa diceva una ragazza che ho conosciuto quando ancora era studente, adesso è già cresciuta, e dicevo di vincere un po' questa diffidenza in quello che presenta la vita, o diffidenza in quello che dicono gli altri, ma avere noi la capacità di discernere, perché non è il farsi suore o il sposarsi che fa felice, è di conoscere bene quello che il Signore chiede. E penso che in questa serenità si possa vivere bene la propria vita. Queste le parole ricche di speranza della Madre Generale. Ma il momento clou della manifestazione, come era da aspettarselo, è stato l'arrivo a Brescia del Cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato della Santa Sede, personaggio di spicco del Vaticano, diplomatico che non teme rivali, uomo di virtù e certamente anche di una sensibilità incredibile, come abbiamo avuto modo di constatarlo personalmente nell'accostarlo in questi giorni, è arrivato al centro pastorale. Ha conosciuto la vita della Santa, perché da bambino nel suo paese c'erano le ancelle della carità. E forse va ricercato proprio in questo ricordo dell'infanzia e del seminario la sua presenza a Brescia, più che nel prestigio della persona. Ha incontrato le autorità, ha visitato anche i nostri studi e, grazie a Dio, si è complimentato con i nostri volontari che lavorano per l'attività che svolgono, e ci ha concesso anche un'intervista che però vi faremo sentire dopo che vi abbiamo parlato della cosa più importante, che è la concelebrazione eucaristica nella cattedrale. Una cattedrale solennissima, piena di gente come non mai, moltissime le ancelle della carità, come c'era anche da aspettarselo, molte anche le persone semplici del popolo bresciano, molti studenti e studentesse, presenti i vescovi di Brescia, Monsignor Bruno Foresti e l'ausiliare Vigilio Maglio Ormi, presente Monsignor Giacomo Capuzzi, vescovo di Lodi, che è stato parroco nel bresciano, il capitolo della cattedrale al completo e molti dei sacerdoti che lavorano nelle case delle ancelle, presenti naturalmente anche i cappellani dei grandi ospedali dove l'attività delle ancelle è esplicitata. Il Cardinale Agostino Casaroli ha avuto momenti, direi, di toccante e commossa partecipazione a questa grande festa. Ha tessuto gli elogi della Santa, ne ha tracciato le tinte del suo carattere, della sua carità
e in modo particolare del suo carisma. Una donna dalla spiritualità unica, estremamente mistica, talvolta problematica, ma senz'altro intuitiva. Come poi, dopo la funzione, ha rivelato nella intervista che vi facciamo ora vedere. Una sua definizione di questa santa, perché se viene da Roma una personalità come lei, per una santa ci sarà qualcosa di importante. Ma veramente io questa santa l'ho conosciuta non a Roma, l'ho conosciuta nel mio paese, nel Piacentino, dove le suore, le angele della carità sono molto attive e molto apprezzate. Prima anche nell'ospedale, purtroppo hanno dovuto lasciare per mancanza di elementi, e nel ricovero degli anziani, poi anche attorno lì. La madre la conoscevo meno, avevo così un concetto naturalmente di quella che è la sua vita, la sua santità, ma non avevo avuto occasione di penetrare in questa vita breve, 42 anni, ma molto intensa e anche un po' caratterizzata da doni straordinari mistici che non sospettavo, per cui è stata un po' una scoperta anche per me, è una scoperta molto edificante, molto, perché si vede che il fondamento poi di tutta questa attività che essa stessa e le sue suore ora stanno svolgendo, la radice è veramente in Dio in una maniera straordinaria. Direi quasi profetica addirittura, perché le sue intuizioni tutt'oggi vedo che sono molto valide. Sì, 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 certamente ha messo dei germi che avevano delle visioni che si sarebbero poi potute avverare in futuro. È quello che le suore hanno fatto e stanno facendo anche con certe iniziative di avanguardia, direi. Una seconda domanda che riguarda più il compito suo. Siamo alla fine del secondo millennio, Sua Santità più volte insiste nel chiedersi cosa faremo nel terzo millennio, la Chiesa del terzo millennio, e si assiste a un fenomeno straordinario, l'Est che si apre, e poi lei reduce in questi giorni da un viaggio in Messico che, da quanto ha detto la stampa, pare sia stato molto produttivo. Allora la Chiesa ha un avvenire roseo, direi, come prestigio internazionale, e al di dentro, pastoralmente, credo ci siano alcuni problemi, qualche sofferenza per questa secolarizzazione. Un suo parere? Sì, è difficile fare un'analisi completa così in poco tempo, ma è vero che la Chiesa, il Papato in modo particolare, hanno acquistato in questi ultimi tempi un prestigio sul piano internazionale, sul piano della giustizia, della carità, dello sviluppo, che sono un piano squisitamente ecclesiale, perché coinvolgono esigenze di giustizia, di carità e quindi di virtù, quindi siamo in un piano non estraneo tutt'altro alla Chiesa. E invece all'interno c'è questa crisi, o meglio risente anche la Chiesa Cattolica di questa crisi generale di una secolarizzazione, cioè vuol dire di una dimenticanza di Dio, della sua legge, delle esigenze che questo comporta. È un fenomeno molto generalizzato, anche se io credo che i giovani man mano vanno risentendo invece la nostalgia di qualche cosa di più solido, di trascendente, qualche cosa di più elevato. E questo è, se non sbaglio, uno dei fenomeni più positivi del nostro tempo. Una interiorizzazione che forse un tempo i giovani non è che non facessero, ce n'erano alcuni che lo facevano in modo ammirabile, ma non erano in un certo senso costretti dall'ambiente. L'ambiente li portava a casa, naturalmente loro si lasciavano portare senza approfondire troppo. Invece adesso sono obbligati in un certo senso e sono portati, sono spinti da una forza interiore a scavare nel profondo. Io prevedo, ma non sono un profeta, non sono stato ancora dichiarato tra i profeti né maggiori né minori, ma io prevedo che ci saranno delle grosse difficoltà, chiamiamo pure delle lotte, insomma, tra mentalità diverse, ma che nello stesso tempo ci sarà l'affermarsi, specialmente nella gioventù, ma poi i giovani diventano vecchi, quindi anche nella gente in genere, ci sarà una maggiore serietà nel
affrontare non solo temi squisitamente religiosi, ma anche temi morali, anche internazionali. Io ho letto tempo fa un Sant'Agostino, una citazione che lui faceva di Giovenale, mi pare, quindi non di un autore cristiano, quale diceva che godiamo ora di una pace più pericolosa della guerra. È una forma un poco, se si vuole, paradossale, ma per dire una profonda verità, cioè che mentre la guerra suscitava certi sentimenti nobili, poi la forza, il sacrificio, invece la pace tendeva così a lasciare... ci può essere questo pericolo, non che io desideri che torni la guerra, per carità, non proprio il contrario, ma insisto continuamente, so che ho ripetuto molte volte in quelle manifestazioni che il mio stesso ufficio mi porta a fare anche pubblicamente, sulla necessità di riempire la pace in quanto assenza di guerra, quindi in quanto diciamo negativo in questo senso, riempirlo con dei contenuti positivi, altrimenti soprattutto i giovani si sentiranno completamente delusi, hanno bisogno di ideali e la guerra ha sempre avuto, insomma, ha sempre cercato almeno un ideale, l'ideale del patriottico, di riunificazione, di difesa o di vendicare delle situazioni di ingiustizia. C'è sempre, insomma, un contenuto ideale. Se la pace non ha questi contenuti, rischia di essere, non dico peggiore di una guerra, ma certamente di avere degli aspetti negativi che la guerra non portava, insomma, ne porta altri.